Amici dello Zoccolo Duro, buonasera, buonasera, direttamente dal campo del Baggio 2. Ho detto, va, prima di giocare gli faccio un video, perché so che la gente è calda, la gente è carica. Sento cose che non mi piacciono, vi dico la verità, anche dei miei amici stretti, no? I miei amici storici. Sento dire delle cose che non hanno nessun senso per me, ma sono quelle che sentirete nei prossimi giorni, quindi ve le preannuncio, però inizio già a sentire che è colpa di Tonali. Cioè, adesso la colpa è di Tonali, no? Vieni Pescu, vieni a salutare i follower. Ecco, questo qua è il mio follower che ha vinto il provino per venire a giocare con me, guarda. Ricordate quando chiedevo un bomber? È arrivato qua di 2,5 metri. Con i piedi un po' grezzo, però lo stiamo sistemando. Un po' grezzo, la parte migliore. Un po' arretrato. Ah, la parte migliore. Sì, Forse oggi me la fa vedere. Allora. Beh, finisco il video e poi ci sono. Stavo dicendo, inizio a sentire che è colpa di Tonali, no? Se è colpa di Tonali, capito? Che è andato via, è lui che voleva andare via, no? Ha sempre fatto vedere di voler andare via, in effetti. Quindi veramente sento dire delle robe assurde che poi, anche se fosse, cosa che io ovviamente non credo minimamente, ma chi ha il potere dell'informazione decide come sono gli eventi, no? Se vedete oggi tutta l'informazione, fortunatamente dalla nostra parte, fortunatamente da quando c'è Furlani e non c'è più Maldini, avete notato il cambio dell'informazione, no? Sono tutti a favore del Milan adesso, tranne ovviamente il Corriere dello Sport, che vabbè, giornalaccio, però vabbè, a parte quello, tutti sono a favore del Milan e seguono tutti la stessa linea, cioè incredibile, seguono tutti la stessa linea, cosa veramente incredibile. Questo sarà un bene però, io sono di questo su Furlani, è l'unica cosa che gli riconosco, che appena arrivato ha chiamato tutti i direttori dei giornali, evidentemente finalmente avremo un rapporto migliore come un po' ai tempi di Berlusconi, diciamo. Comunque non credo minimamente alla colpa di Tonali, in ogni caso, anche se fosse, lo dico per i detrattori, ci ha portato 80 milioni, cioè non è andato via a zero come Çalhanoğlu, quindi io direi che non è uno da fischiare, cioè nel momento in cui dovessimo giocare, secondo me non è un giocatore da fischiare, secondo me ci porta 80 milioni, anche avesse voluto andare via lui, cosa che non credo minimamente, ci porta 80 milioni, non è che se n'è andato e ci ha lasciato in mezzo alla strada come ha fatto altra gente, di conseguenza ci ha lasciato a zero più che in mezzo alla strada, quindi in ogni caso io non lo fischierei. Poi inizio a sentir dire, no però se compriamo questo, se compriamo quell'altro, giustamente ricordava El Chicco Armare, però mi è piaciuto il video di oggi di Chicco, infatti non vi ho detto niente, mi è piaciuto il video di oggi, si sente che ha capito perfettamente quello che è successo, cioè che, ma non avevo dubbi su questo, però mi ha sorpreso che l'ha detto apertamente e ha detto chiaramente che il problema, come già dico io, ho detto io, non è un problema tecnico, non è che Tonali non è sostituibile a livello tecnico, anche se è comunque un giocatore importante, un giocatore che è difficile andare a trovare, no? Cioè Frattesi non vale neanche la metà, però non è un discorso tecnico, è un discorso proprio di simbolismo, di milanismo, di appartenenza, che oggi non ci sarà più né per lui né per i compagni di squadra, quindi da oggi in poi io giocatore del Milan, se voglio magari chiedo il rinnovo, magari se non mi rinnovi vado via, inizio a sentirmi in giro, inizio nel momento in cui le cose vanno un po' meno bene e mi ascolto un po' in giro cosa succede, non c'è più quel senso di famiglia, cioè non è che mi dispiace andare via dal Milan oggi, cioè prima magari mi dispiaceva perché mi trovavo in un certo modo, in famiglia, mi sentivo a casa, mi sentivo protetto, mi sentivo tutelato, oggi non mi sento più così, oggi mi sento merce di scambio, oggi se io sono Mignano o Teo Hernandez mi sento merce di scambio, se Mignano ora in poi non vorrà rinnovare, ha ragione, non è che poi lo andiamo a fischiare perché non ha voluto rinnovare, oggi tutti i giocatori del Milan giustamente si sentono merce di scambio. Tu dirai, anche l'Inter è così, non lo so, loro avranno un senso diverso, però noi avevamo un rapporto diverso, cioè la gente voleva stare al Milan per motivi diversi, che era un po' la parte importante dell'era Berlusconi, no? Cioè chi veniva al Milan, chiunque è venuto al Milan, ha sempre parlato bene del Milan, è sempre voluto tornare, Ibrahimovic è stato in 12 squadre, si è innamorato solo del Milan,
è stato in 12 squadre diverse, cioè tutti quelli che hanno giocato nel Milan parlano del Milan come qualcosa di diverso, proprio lo stare al Milan. E secondo me oggi con la cessione di Tonali abbiamo un po' perso questo, perché anche la cessione di Kakà è stata una cessione importante, tra l'altro il direttore parlava della cessione di Kakà, e io ricordo che da quando abbiamo venduto Kakà, 20 anni di buio, 10 anni di fila allo scudetto, ha vinto 5 anni l'Inter, poi ha vinto 10 anni la Juve, cioè 20 anni di buio. Quando abbiamo venduto Kakà, 20 anni di buio, e il Milan ha continuato anche dopo Kakà, sì, ha continuato, senza vincere però, cioè mentre ha continuato a vedere vincere gli altri. Spero e prego che non sarà così anche questa volta qua. Ci sarà comunque da vedere come spenderanno i soldi, e sentire che andremo a spendere 35 milioni, forse addirittura 40, per Frattesi è un po' una follia secondo me. Cioè, secondo me è un giocatore da prendere a 25. È un giocatore che vale 35-40 milioni? No, perché oggi ho sentito ovviamente tutti gli aziendalisti allineati dire cifre esorbitanti che bisogna per forza accettare, perché il calcio italiano, il cazzo, deve accettarli per forza, cifre di qua, cifre di là. In realtà, se poi tu prendi 80 e ne spendi 40 per Frattesi, stai buttando via i soldi. Scusate, cioè, se io non sto dicendo che non è forte Frattesi, non è un buon giocatore, è un giocatore da 25 milioni, non da 35. Vuol dire che lo stai pagando 10 milioni in più. Quindi che senso ha vendere a 80 se poi devi andare a prendere giocatori e pagarli di più e a strapagarli? Ha poco senso. Questo Goulart dicono tutti che è un fenomeno, lo vogliono tutti, io ovviamente non l'ho mai visto, però io sapete come la penso. Io i giovani 15-20 milioni promettenti li prenderei sempre, ma quelli andavano presi a parte, cioè andavano presi comunque. Noi dovevamo avere già 60 sul mercato, più gli 80 di Tonali sono 140, quindi noi in teoria abbiamo 140 da poter spendere minimo, perché 60 erano l'anno scorso senza la semifinale di Champions, quest'anno con la semifinale di Champions avrebbero dovuto essere di più, quindi minimo dovremmo avere 140 da spendere sul mercato, che ovviamente non avremo. Si parla della chiusura di questo Turama, 5 milioni di stipendio, speriamo possa far bene, secondo me può giocare sia prima punta che esterno. Spero solo che adesso li useremo bene per comprare giocatori forti e che non strapagheremo i giocatori, perché sennò aver preso 80 milioni da Tonali per poi strapagare altri giocatori, secondo me è una follia. Ho sentito altri 35-40 per Ciucuciucu. Rimaniamo, cioè, spendiamoli bene. Se li dobbiamo spendere, spendiamoli bene. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, ci vediamo domani, vado a giocare. Dai, cazzo.